nelle vie del male. Ci sono tante persone che camminano, barcollano come ciechi, perché non conoscono la via, la verità e la vita. Conosci tu la via, la verità e la vita? Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Se tu conosci Gesù, tu sarai liberato dal buio, dal peccato, dalla corrente ingannatrice di questo mondo. Cari, Gesù mi dice, alleluia, conoscerete la verità e la verità. Amen. La verità vi renderà liberi. Carissima, cari di passaggio, ognuno di noi ha bisogno di conoscere la verità, perché se no rimaniamo nella schiavitù del peccato. Abbiamo bisogno di conoscere la verità della parola di Dio. Non siate delle pecore smarrite, non perdete la vostra anima. Se voi non crederete, perderete la vostra anima. Tutto il resto è passeggero. Tutto ciò che possiamo avere in questa terra resterà qui. Cari, io parlo per te, vi do un esempio. Se io avessi tanti euro, milioni di euro, ma poi muoio, gli euro non me ne porterò via. Noi siamo di passaggio in questa terra. La cosa più importante è avere fede in Gesù. Gesù è la salvezza. Gesù è la verità. Chi ha orecchie da udire, oda. Credete nel Vangelo. Alleluia, basta con la ribellione, basta con l'ateismo, basta con il peccato, basta con la menzogna. La parola di Dio dice, emendate le vostre vie, purificate i vostri cuori, peccatori, abbiate fede nel Signore Gesù, perché il Signore Gesù ritornerà, Lui ritornerà come un ladro nella notte. Dice la parola di Dio, beati coloro che vegliano e che hanno le loro lampade accese e che hanno purificato i loro cuori nel sangue dell'agnello per poter entrare nella santa città. Nel libro dell'Apocalisse, carissimi, Dio lo illuminerà il cielo. Nel libro dell'Apocalisse dice, c'è il gruppo che evangelista. Sì, ma quale? Che Dio è cristiano. Di dove? Dove si è? Sono realtà di Genova. Ma che ci fa la pizza? La nuova predicando la parola di Dio. Che scende la pizza? Sì, tutto il tuo luogo, tutto il posto. Avete mai letto questa parola? Cari, è scritto nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, che Dio, il creatore di tutte le cose, ha preparato una città per coloro che lo amano, che lo seguono. La nuova Gerusalemme, il Signore l'ha preparata per i suoi figli. Ma chi non si converte, chi non crede in Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita, non potrà entrare nel regno di Dio. Non potrà entrare nella santa città, perché la Bibbia dice che nulla di impuro entrerà nella santa città, nel regno dei cieli, niente di impuro. In altre parole, i peccatori che non si pentono non potranno entrare. Noi dobbiamo pentirci e convertirci. Alleluia. Noi dobbiamo ravvederci. Cari di Pisa, dobbiamo abbandonare la via larga, la via peccaminosa, e seguire la via del Signore. Seguire la retta via, cari, seguite la retta via. Abbandonate la via del peccato, la via larga. Seguite Gesù Cristo. Egli è la verità. Egli è la luce. Nessuna religione può salvare gli uomini. Molti dicono, ma io vado già a messa la domenica, sono a posto, io ho già la mia religione. Non basta questo. Noi dobbiamo incontrare la verità. Alleluia. Dobbiamo conoscere la verità. Ripeto anche il libro dell'Occidente.
Noi dobbiamo abbandonare la falsità e seguire la via del Signore, la via di Gesù Cristo, la via del Vangelo. Alleluia, la via della fede, la via che ci insegna la parola di Dio. Amen. Gesù Cristo ci ha insegnato che ci sono due vie. State attenti a non camminare nella via larga. State attenti a non seguire la via larga. Abbandonate la via larga, la via peccaminosa. Seguite la retta via. La via stretta. Alleluia. La via stretta ci porta nel regno dei cieli, nella vita eterna. Gesù Cristo è la via. La verità è la vita. Credete in Lui. Non siate ribelli, cari. Ravvedetevi e convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. Amen. Amen, Signore. Gloria al tuo nome. Alleluia.